Padre Pio dal coro della chiesetta antica accanto all'abito che Padre Pio indossava il giorno che ricevette le stimmate, proprio in questo luogo, il 20 di settembre del 1918. Ecco, per parlarvi dell'importanza di quell'abito, il 25 febbraio del 1915 c'è un rescritto della Santa Sede proprio per mano di Papa Benedetto XV che dà l'opportunità al giovane frate di Pietrelcina, che ormai dal 1909 si trovava a casa sua, in famiglia e non all'interno del convento, gli dava la possibilità di restare, ecco, fino a quando questa necessità si presentava, fuori dal convento, quindi vivere fuori dal convento, e con l'abito dei frati minori cappuccini indosso. Che cosa era successo? Ormai questa misteriosa malattia non faceva dormire sonni tranquilli e al superiore provinciale, a Padre Benedetto, anche al superiore generale. Lo stesso padre Pacifico da Seggiano paventò proprio questa idea di una secolarizzazione di questo giovane frate cappuccino, quindi incardinarlo nell'arcidiocesi di Benevento come un prete. Ma poi, per situazioni anche misteriose, dobbiamo dire anche con l'aiuto del buon Dio, tutto questo non accadde. Come ben sappiamo, l'avevano legato al santo di Assisi due decisioni, quella dei genitori che lo chiamarono Francesco e quella sua propria di essere legato a questo abito come figlio di San Francesco. Per 65 anni Padre Pio restò fedele alla chiamata francescana, tanto è vero che intorno al 1914, quando lui risiedeva nella sua Pietrelcina per questa misteriosa malattia, su pressione dell'arciprete Don Salvatore Pannullo, che quasi voleva indurlo a rinunciare a questa vita severa cappuccina e dedicarsi così al ministero parrocchiale. E fu proprio Padre Pio che, con la ruvidezza ereditata dai Forgione e con la fedeltà all'abito cappuccino, lui disse: non se ne parla proprio. Quando uno dà la parola a San Francesco, è quella e basta.